Lodiamo il Signore. In questo mondo sazierà. Nessuno, Signore. Gesù la colpa che stichirà. La tua presenza nel cielo. Tua presenza è il cielo per me. Cominciamo a entrare nella presenza del Signore. Let's start getting into the presence of the Lord. Nel cielo per me. Signore, solo la tua presenza. Presenza in cielo per me.
Amen. La presenza del Signore è il cielo per noi. The presence of the Lord is heaven for us. Noi siamo grati al Signore ancora per questo giorno. We are grateful to the Lord again for this day. Per le nostre vite. For our lives. Per la tua vita. For your life. E ringraziamo Dio perché stai entrando nel suo piano. And we thank God because you are getting into his plan. Perché i messaggi che il Signore ci dà. Because the message that the Lord gives us. Vengono dal cielo. They come from heaven. E tutto ciò che viene dal cielo. And whatever comes from heaven. Riguarda la sua presenza. It's talking about his presence. E la sua presenza trasforma. And we know that his presence transforms. Ancora benvenuti. So again, welcome. In questo messaggio che viene dal cielo. In this message that comes from heaven. Noi ti ringraziamo perché state condividendo i nostri video. We thank you because you are sharing our videos. Perché così facendo stai lavorando per il regno di Dio. Because what you're doing is you're working for the kingdom of God. E il Signore questo lo vede. And God sees this. Non lo fate per noi. You're not doing it for us. Ma farlo per il Signore. But you're doing it for the Lord. Veramente Dio ti benedica. May God really bless you. Per come state collaborando per il regno di Dio. For how you are collaborating for the kingdom of God. Quindi ora ancora parleremo della presenza di Dio. And today we're going to speak again about the presence of God. E il nostro verso base. And our main verse in this study is. Noi siamo figli di Dio, ricordalo sempre. You just have to remember first of all that we are children of God. Se tu hai accettato Gesù Cristo. If you have accepted Jesus Christ. Come sei Salvatore e Signore. As your Savior and as your Lord. Sei un figlio di Dio. You are a child of God. In 1 Giovanni 5:4. In 1 John chapter 5 verse 4. Devi avere sempre la Bibbia nelle mani. You always need to have the Bible in your hands. È il libretto di istruzione per la nostra vita. It's your instruction book for your life. Ancora il Signore qui ci dice. And so the Lord is telling us here again. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. For whatever is born of God overcomes the world. Se tu sei nato da Dio. And so if you are born of God. Ogni cosa che è nata da Dio. And it says whatever is born of God. È destinata a vincere. The destiny is to win. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. And this is the victory that has overcome the world. La nostra fede. Our faith. La nostra fede in chi? And our faith in who? Nel Padre per mezzo di Cristo Gesù. In the Father through Jesus Christ. E attraverso la gloriosa guida dello Spirito Santo. And through the glorious guidance of the Holy Spirit. Vi ricordate che cosa disse Mosè in Esodo 33:15? You remember what Moses said in Exodus 33:15? Se la tua presenza non viene con me, non facci partire da qui. He said, he told God, if your presence doesn't come with us, don't let us depart from here. Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi e tu vieni con noi? How will people understand the difference if you don't come with us? Questo fatto ci distinguerà me e il tuo popolo. And this fact will distinguish your people. Da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. From the rest of the people on earth. La domanda oggi ancora è questa. And the question today is this again. Dove stiamo cercando la presenza di Dio? Where are we searching for the presence of God? Non mi voglio scusare con voi. I don't want to excuse myself with you. Perché quello che mi viene sempre da pensare è quello che il Signore mette nel mio cuore. Because what the Lord always puts in my heart. Dove stiamo cercando la presenza di Dio? Is where are we looking for the presence of God? Nelle cose materiali? In the material things? In Facebook? In Facebook? In altri canali, YouTube, in un uomo? In a man, in channels like YouTube? In un libro, in un programma televisivo? Nella nostra macchina, whatever, qualsiasi cosa. In a book, in a TV show, in our car, where? Dove stiamo cercando la presenza di Dio? Where are we searching for the presence of God? Noi abbiamo scelto. We have chosen. Per le nostre vite. For our lives. Per la nostra chiesa. For our church. Per i gruppi che stiamo conducendo. For the groups that we are leading. Noi vogliamo essere veramente fondati sulla sua presenza. We want to be founded based on his presence. E conoscere realmente chi Dio è. And to know the true reality of God. E come cercare, realizzare e vivere la sua presenza.
and how to search for it and how to realize his presence. Lo scrittore del libro dei Proverbi dice, in the book of Proverbs it says, Salomone here in Proverbs 8, sì, quando ancora era guidato dallo Spirito Santo, when he was still guided by the Holy Spirit, disse in Proverbi 8:35, in Proverbs 8:35, chi mi trova infatti trova la vita e ottiene il favore del Signore. For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. Chi ascolta chi è nella presenza di Dio, who is in the presence of God, ha il favore di Dio. Has the favor of God. Perché la sua presenza, because his presence, è protezione. It's protection. È liberazione. It's deliverance. È la pace che viene dal cielo. It's that peace that comes from heaven. E ancora il Signore Gesù Cristo in Giovanni 8. And Jesus Christ in John 8. Giovanni 8 versetto 12. John chapter 8 verse 12. Gesù parlò loro di nuovo dicendo, then Jesus spoke to them again saying, io sono la luce del mondo. I am the light of the world. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. He who follows me shall not walk in darkness. Ma avrà la luce nella vita. But have the light of life. Quando noi seguiamo Gesù, when we follow Jesus, la presenza di Dio è in noi. There's the presence of God in us. Oggi parleremo solo di due modi di come trovare la presenza di Dio. Today we're gonna say only two ways of searching the presence of God. Ma li vogliamo introdurre prima. But first we want to do an introduction to them. Perché questo? And why? Perché cercare la presenza di Dio? Why do we need to look or search for the presence of God? Gesù ci ha detto in questi versi, because Jesus has told us in these verses, che chi cammina con lui, that who walks with him, non cammina nelle tenebre, will not walk in darkness, ma la sua vita è in lui. But his life is in that person. Noi abbiamo scelto di camminare con Gesù. And we have chosen to walk with Jesus. Tu devi scegliere di camminare con Gesù. And this is what you need to do. You need to choose to walk with Jesus. Perché la sua presenza, camminare con lui, because his presence, because walking with him, ci porta la presenza del Padre. Brings us the presence of the Father. E lui ha detto, and he said, in preghiera, he said when he was praying, venga il tuo regno come in cielo così in terra. He said, your kingdom come, like in heaven and on earth. Chi ha visto me ha visto il Padre. He said, who saw me has seen the Father. E quindi quando noi camminiamo con Gesù, so when we are walking with Jesus, la sua presenza è in noi. His presence is in us. Ma proprio perché oggi anche i cristiani, and right like today, even Christians, stanno cercando la presenza in altre cose, are searching for the presence of God in other things. Non stanno scegliendo di camminare con Dio. They're not choosing to walk with God. E di farsi guidare dallo Spirito Santo. And to be guided by the Holy Spirit. Oggi la vita di tanti cristiani è quasi distrutta. Today the life of many Christians is destroying. È disturbata, confusa. It's disturbed, it's confusion. Il morale di molti è veramente basso. The moral of many is very low. Molti sono frustrati. Many are frustrated. Hanno incertezza nelle circostanze della vita e nel futuro. They don't have that assurance in the circumstances of life or future. Questo avviene quando si abbandona la presenza di Dio. And this happens when we abandon the presence of God. E non si impara ad accedere e vivere nella sua presenza. And this happens when we don't learn to get into his presence and to live in his presence. Il Padre, il Dio onnipotente, the Father, the Almighty God, è il nostro tutto. Is our everything. All'infuori di lui, and without him, noi non siamo niente. We are nothing. All'infuori di lui, outside or without him, come dice la parola, tutto è vanità delle vanità. Like the word says, it's all vanity of non abbiamo vanities. Nulla. We don't have anything. Lui è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha dato la vita eterna. He is the Father of our Jesus Christ that has given us eternal life. In Colossesi, in Colossians, noi possiamo capire qualcosa di molto importante. We can understand something that is very important. Perché abbiamo bisogno della sua presenza. And why we need his presence. Colossesi 1:16. Colossians chapter 1 verse 16. Dice,
Leggiamo il verso 15 anche. But let's read also verse 15. Perché Cristo ci porta alla presenza di Dio. Because we know that Christ is the one that brings us to the presence of God. E la presenza di Cristo e di Dio ce l'abbiamo per mezzo dello Spirito Santo. And we have the presence of Christ and the Father through the Holy Spirit. Che ci guida in ogni verità. That guides us through or in every truth. Infatti qui dice al versetto 15: egli è l'immagine dell'Iddio invisibile, il primogenito di ogni creatura. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli, sulla terra, le visibili ed invisibili. For by him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible. Troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui. Whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. Egli è prima di ogni cosa, versetto 17, egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Verse 17, and he is before all things, and in him all things consist. Noi accediamo alla presenza di Dio mediante Gesù Cristo. So we get to the presence of God through Jesus Christ. Qui la parola dice che ogni cosa è fatta per mezzo di lui. And here we read that everything has been created through him. Ogni domanda che abbiamo bisogno la troviamo per mezzo della sua presenza. And any question that we need an answer for, we find it in his presence. Solo lui è il nostro tutto. He is our everything, only him. Lui è il nostro tutto santo e glorioso. He is our only holy and saint, glorious. E siccome lui è il Dio dell'universo, delle cose visibili e invisibili, and because he is the God of the visible and the invisible things, ecco perché abbiamo bisogno della sua presenza. And this is why we need his presence. Non c'è nulla in lui che noi possiamo, nel mondo non c'è nulla che possiamo paragonare a Dio, a Gesù Cristo e allo Spirito Santo. There is nothing in this world that we could compare to God, to Jesus or the Holy Spirit. Dio è assolutamente unico. God is unique. È invariabile, non cambia. He doesn't vary, he doesn't change. Lui è perfetto. Because he is perfect. Noi viviamo in questo mondo di perfezione. Imperfezione. We live in this world that is not perfect. E abbiamo bisogno di imparare dal perfetto. But we need to learn from the one that is perfect. E stare alla presenza del perfetto. To be in the presence of the perfect. Affinché ci possiamo perfezionare un giorno per andare in quel luogo perfetto. So that we could be one day perfect to go in that perfect place. Pur vivendo adesso in un mondo imperfetto. Even though we're living in an imperfect world. Dio ci ha tanto amato. Because God has so much, so loved us. Che ha dato la cosa più preziosa che aveva a morire per noi sulla croce. Because he gave us the most precious thing that he had to die on the cross for us. Gesù Cristo. That's Jesus Christ. E attraverso Gesù Cristo. And through Jesus Christ. Noi adesso possiamo andare alla presenza di Dio. We can go to the presence of God. Lo vedremo dopo. And we'll see this after. Lui è sempre presente per noi. He is always there present for us. Ma noi accettiamo, lo bramiamo. But do we accept him? Do we desire him? Cerchiamo la sua presenza. Do we desire his presence? Siamo affamati più di lui, più di ogni altra cosa. Are we hungry for him more than any other thing? Quando noi cerchiamo la sua presenza. When we search for his presence. Quando noi viviamo nella sua presenza. When we live in his presence. Non importa la situazione, il deserto che stiamo attraversando. It doesn't matter what situation we are in. It doesn't matter the desert that we're going through. Il luogo in cui ci troviamo in quel momento, in questo momento. And it doesn't matter the place where we are, where we'll be. Lui sarà sempre presente. He will always be there, present. E ci tirerà fuori. And he'll take us out. Ma noi stiamo vivendo alla sua presenza? But are we living in his presence? Se non cerchiamo la sua presenza qui sulla terra, because if we don't search for his presence here on earth, non la possiamo trovare in cielo. We cannot find it in heaven. Perché la presenza di Dio in cielo per noi, because the presence of heaven per noi, for us, è stabilita qui sulla terra. It is established on earth. Solo quando cerchiamo la sua presenza. And only when we look for his presence. Qui sulla terra. Here on earth. Ovvero vogliamo vivere con lui al di là di ogni cosa che c'è intorno a noi. That we want to live with him and anything that surrounds us.
noi vivremo la sua presenza in cielo. We will live in his presence in heaven. Ci sono molte cose per cercare la presenza di Dio. There are many things to look for his presence. La prima cosa voglio parlare del sangue di Gesù. The first thing I want to speak about is the blood of Jesus. Potremmo parlare molto su questo argomento. This is a subject that we could talk a lot about. E si parla poco a volte del sangue di Gesù nelle chiese. But in church sometimes it's a subject that's not used very much. Il sangue che Gesù ha versato sulla croce. The blood that Jesus shed on the cross ci dà accesso ad andare alla presenza del Padre. Gives us access to the presence to the Father. Attraverso quel sangue del sangue di Cristo noi abbiamo accesso. And through the blood of Christ we have access to the presence. Dice la Bibbia nel Levitico, nel Vecchio Testamento, che nel sangue c'è la vita. In Leviticus in other parts it says that in the blood there is life. E noi attraverso il sangue di Cristo abbiamo avuto la vita eterna. And through the blood of Christ we have had eternal life. Attraverso il sangue di Cristo noi veniamo conservati e perseverati dagli attacchi del nemico. And through the blood of Christ we have that protection, that protection from the enemy. E il sangue di Cristo ricorda al nemico la sua sconfitta all'inferno, a Satana, ricorda che è stato sconfitto sulla croce. And the blood of Christ reminds the enemy that he is defeated, that he was defeated already on the cross. Così quando noi invochiamo il sangue di Cristo. So when we cry out for the blood of Christ. Quando noi nominiamo il sangue di Gesù. When we name the blood of Jesus. L'inferno non può resistere. Hell cannot resist. Questa parola è il sangue di Cristo. This word, blood of Christ. È veleno per il nemico. For the enemy it's poison. Lui scappa. And he runs away. Nessun demone può resistere. There's no demon can resist him. E noi abbiamo delle testimonianze. And we have testimonies. Nella Bibbia. In the Bible. È la più grande di tutti quando Dio disse a Mosè di ungere gli architravi e le travi delle porte con il sangue dell'agnello perfetto, senza macchia. One story in the Bible is when God told Moses to tell the people to put the blood on the doorsteps con il sangue dell'agnello senza macchia. Yes, with the blood of a lamb with no macchia, senza perfect lamb, sorry. E quindi noi siamo dal momento che abbiamo accettato Gesù Cristo. So that from the moment that we accepted Jesus. Il sangue dell'agnello di Dio. That blood of the Lamb of God. Dell'agnello senza peccato. Of that Lamb with no sin. Ha lavato i nostri peccati. Has washed our sins. E questo sangue è stabile con noi. And this blood is stable, it's with us. E ci copre. And it covers us. E ci dà libertà. And it gives us freedom. E ci salva, ci guarisce. It saves us, it heals us. Quindi leggiamo in Ebrei 10:19. So now let's go to Hebrews chapter 10 verse 19. Avendo dunque fratelli. Therefore brethren. Quindi che cosa ci abbiamo, fratelli? So let's see what we have, brothers. Abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. We have boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Il sangue di Gesù è come un marchio. Because the blood of Jesus is like a seal. È come un lascia passare. It's like a key to open. Per andare alla presenza di Dio. It's a key to open and get to the presence of God. E ricevere direttamente dal cielo, dal luogo santissimo. Where we can directly receive from the holy place, from heaven. Ancora in 1 Giovanni 1:7. First John 1:7. Chapter 1 verse 7. Yes. Proprio perché Dio sa che noi ancora su questa terra siamo imperfetti. And because God knows that here on earth we're not perfect. E proprio per la nostra imperfezione abbiamo bisogno del sangue. And because we are not perfect, we need the blood. Di invocare il sangue di Cristo. We need to call on the blood of Christ. Perché pecchiamo tutti i giorni. Because we sin every day. E allora che cosa ci dice qui l'apostolo Giovanni? So what does the apostle John tells us here? Ma se camminiamo nella luce come egli è luce, but if we walk in the light as he is in the light, abbiamo comunione l'un l'altro, we have fellowship with one another, e il sangue di Gesù,
and the blood of Jesus Christ, suo figlio ci purificherà da ogni peccato. His son cleanses us from all sin. Quindi questa parola ci dice due cose. This verse tells us two things. Non è e quello è un altro topic, un altro argomento. And it could be, this could be another subject. Ma c'entra molto con questo. But it has to do a lot with this subject. Prima cosa, per affinché il sangue di Cristo abbia effetto, so that the blood of Christ is effective, dobbiamo camminare nella luce. We need to walk in the light. E Dio sa che a volte possiamo sbagliare, possiamo fare qualche peccato. And God knows that we make mistakes and then we sin. E la seconda cosa che dice in questo verso, and the second thing this verse says, se abbiamo comunione gli uni con gli altri, if we have fellowship with one another, se noi non amiamo i nostri fratelli, if we don't love our brothers, se noi non amiamo il prossimo, if we don't love our neighbor, se non c'è comunione all'interno della chiesa, and if in church there's no communion, ogni volta che c'è separazione, every time that there will be a separation, di cose che non sono state chiarite, of things that haven't been cleared, il sangue di Cristo non può avere effetto. The blood of Christ can't be effective. Perché Gesù è venuto per unire, because Jesus has come to unite, per mettere pace tra i fratelli, to put peace among the brothers and sisters, affinché noi ci amiamo gli uni agli altri come ci ha comandato, so that we can love one another like he commanded us to do. Quindi il sangue di Cristo è molto importante e ci porta la presenza di Dio. So we have to know that the blood of Christ is very important and it brings us to the presence of God. Un altro modo per avere la presenza di Dio, another way to have the presence of God, un altro modo glorioso, another glorious way is, abbiamo la presenza di Dio, we have the presence of God, attraverso il nome di Gesù Cristo, through the name of Christ. Oh, che nome glorioso! What a glorious name. Ve l'ho fatto vedere l'altra volta. I showed you last time. Come ho scritto nel muro del mio ufficio, like I have written on the wall of my office, tutti i nomi di Gesù. All the names of Jesus, di questo nome glorioso, of this glorious name, del Signore dei Signori, this name of the Lords of Lords, del Re dei Re, of the King of Kings, del nostro amato Gesù Cristo, of our lovable Jesus Christ, che ci ha dato la vita eterna, and has given us eternal life, che ci ha condotto, ci ha fatto sedere nei luoghi celesti, that has brought us to heavenly places. Così quando andiamo al Padre nel nome di Gesù, so when we go to the Father in the name of Jesus, la sua presenza si manifesta. That's when his presence manifests. E come è scritto in 1 Timoteo 2:5. And like it's written in 1 Timothy chapter 2 verse 5. Vi voglio dare il tempo di cercarlo. Yeah, I want to give you some time, some seconds to find it. Io lo conosco a memoria questo verso. I know this verse by heart. È uno dei miei versi preferiti. And it's one of my favorite verses. Perché la parola di Dio dice, because the word of God says, 1 Timoteo 2:5. In 1 Timothy 2:5. Chapter 2 verse 5. Infatti c'è un solo Dio. For there is one God. E un solo mediatore. And one mediator. Fra Dio e gli uomini. Between God and man. Cristo Gesù uomo. Who gave the man Christ Jesus. Non c'è un altro mediatore. There's no other mediator. Non c'è un altro che non è morto sulla croce come lui. There's no one else that died on the cross like him. Perché solo l'agnello di Dio, because only the Lamb of God, senza peccato, without sin, è morto sulla croce, died on the cross, ed è diventato il mediatore del nuovo patto, and he became the mediator of the new covenant, di un patto migliore, of that better covenant. Ecco perché quando noi nominiamo il nome di Gesù, and that's why when we name the name of Jesus, le cose avvengono, things will happen, la sua presenza si manifesta, that's when his presence is manifested. E non c'è bisogno di nessuna religione per il nome di Gesù, and you don't need no religion for the name of Jesus, per avere la presenza di Dio, or to have the presence of God, ma solo attraverso il nome di Gesù, but only through the name of Jesus. Ora, so now, noi abbiamo questo nome. Now we have this name. Non bastano ore e ore di ragionamenti. We don't need hours and hours of speaking or discussing. Di lunghe preghiere. We don't need hours of long prayers. Ma soltanto del nome di Gesù Cristo. But we only need the name of Jesus Christ. Basta solo un secondo. Only, you need only one second. Con il cuore affamato che cerca la presenza di Dio. A hungry heart that looks for the presence of God. Un cuore che brama la tua presenza. Heart that desires his presence.
E quando noi diciamo nel nome di Gesù, and when we say in the name of Jesus, il cielo risponde. That's when heaven answers. Il nome di Gesù ci dà accesso alla sua presenza. The name of Jesus gives us access to his presence. Dobbiamo solo avere fede. All we need is to have faith. E rivelazione di questo nome glorioso. And revelation of this glorious name. Che cosa dice la lettera ai Filippesi? What does the letter to the Philippians say? Filippesi 2, 9 e 10. Philippians chapter 2 verse 9 and 10. Questo è uno dei versi miei preferiti. This is one of my favorite verses. Questo è un verso che il diavolo odia. And this is a verse that the devil hates. Quando noi glielo ricordiamo. Because when we remind it to him, he hates it. E in Filippesi 2, 9 e 10. Okay, Philippians chapter 2 verse 9 and 10. Parlando di Gesù. We're speaking about Jesus. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Non c'è un nome più grande di questo. That at the name of Jesus. Più grande di questo. Okay, there is no name above this name. Che è il nome di Gesù Cristo. And that is the name of Jesus. Il nome che cosa fa nel versetto 10? And in verse 10, what does this name do? E siccome Dio l'ha sovranamente innalzato, ovvero al di sopra di tutti, and non c'è nessuno più grande di lui. And because God has lifted up in a sovereign way, in above all, there can't be anything or anybody above him. Dice affinché nel nome di Gesù Cristo, di Gesù, that at the name of Jesus, si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto la terra. Every knee should bow of those in heaven and of those on earth. Non dice nel nome di Maria, di Pio o di qualcun altro. He doesn't say in the name of Mary, of Pio or anybody else. Non dice nel nome del Presidente della Repubblica. He doesn't say in the name of the Prime Minister. Ma dice nel nome di Gesù. But he says it's in the name of Jesus. Solo nel nome di Gesù. Only in the name of Jesus. Noi amiamo i santi uomini della Bibbia. We love the holy men of the Bible. Ma noi preghiamo solo il nome di Gesù. But we only pray unto the name of Jesus. Questo nome è Yeshua Mashiach. That precious name, Yeshua Mashiach. Ovvero Gesù il Messia. That is Jesus the Messiah. E leggiamo anche il versetto 11. Let's read also verse 11. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Alla gloria di Dio Padre. To the glory of God the Father. Per avere accesso alla presenza di Dio. So to have access to the presence of God. Due modi che oggi abbiamo parlato. Two ways that we have spoken about today are. Sono il sangue e il nome di Gesù. Are the blood of Jesus and the name of Jesus. E ogni nostra preghiera. Any prayer that we have non può finire se non solo con il nome di Gesù. Cannot end if we don't use the name in the name of Jesus. Se tu la fai finire con un altro nome, and if you make your prayer finish with another name, il Padre non solo non ti ascolta, not only the Father cannot listen to you, tu stai bestemmiando. You are blaspheming his name. Tu stai mancando di rispetto al Padre. You're not giving respect to the Father. E non stai accettando il sacrificio di Cristo. And you are not accepting the sacrifice of perché Christ. Dio lo ha sovranamente innalzato al di sopra di ogni altro nome. Because God has raised him in a sovereign way above every other name. E non c'è nessun altro mediatore sulla terra e nel cielo se non il nome di Gesù Cristo. And there's no other mediator on earth in heaven if not Jesus Christ. E leggiamo ancora il versetto 3 di il capitolo 3 di Colossesi al versetto 17. So let's go in Colossians chapter 3 verse 17. Colossesi 3. Colossians 3. E qui l'apostolo Paolo ci avverte. And here the apostle Paul is warning us. Così come ci avverte anche Gesù. And like Jesus is warning us too. Qualsiasi cosa dice Gesù chiedete nel mio nome. Whatever you ask, ask in my name. Credete di riceverla e la riceverete. And you believe to receive it and you will receive it. E l'apostolo Paolo ripete questo concetto.
And this is what the Apostle Paul is repeating here. Con altre parole, ma con lo stesso significato. He's using other words, but the meaning is the same. Qualsiasi cosa. And he says, and whatever. Qualsiasi cosa facciate. Whatever you do. In parole e opere. In word or deed. Quindi qualsiasi cosa diciamo o ci muoviamo. So, whatever we do, however we move. Fate ogni. Do all. Ogni. I'm saying all. Dite insieme tutti insieme a noi ogni. Say it with us, all. Ogni cosa nel nome del Signore Gesù. Do all in the name of the Lord Jesus. Ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Giving thanks to God the Father through Him. Per mezzo di Lui. Through Him. Vogliamo adesso cantare questo canto a Yeshua. Let's now sing a bit the song of Yeshua. Il Signore dei Signori. Which the Lord of Lords. E quando diciamo Yeshua diciamo Gesù. And when we say Yeshua we're saying Jesus. È il nome per dire Gesù. And the name to say Jesus. Prendiamo qualche minuto e ascoltiamo questo cantico. Let's take a few seconds or minutes and let's listen to the song. Questo cantico è in inglese. It's in English. Ma è una, ma il nome Yeshua. And the name Yeshua. È un nome universale. It's a universal name. È il nome di Gesù. And it's the name of Jesus. Passiamo un minuto alla sua presenza. Let's stay 1 minute in his presence. Chiudi i tuoi occhi, per favore. Please close your eyes. E ascolta questo suono, questa melodia. And listen to the sound, to this melody. Affinché il nome di Yeshua. So that the name of Yeshua, il nome di sopra di ogni altro nome, that name above all names, ti possa toccare, may touch you. Perché questo nome è più meraviglioso di miliardi e miliardi di nomi. Because this name is the most wonderful of all names. È il nome servito dagli angeli. It's that name that is served by in angels. Cielo. In heaven. E da noi qui sulla terra. And from us, e noi vogliamo servire solo questo nome. And we want to serve only this name. Perché solo quando serviamo questo nome. Because only when we serve this name, noi riceveremo dal Padre. We will receive from the Father. E lo Spirito Santo porta ad effetto la parola di Dio. And the Holy Spirit brings effect to the word of God. Un minuto di adorazione. Let's worship 1 minute. Canta col cuore in questo momento. Just sing with your heart in this moment. Grida al Signore col cuore quello che hai bisogno. Cry out to the Lord your need. Chiudi i tuoi occhi. Alleluia. Close your eyes. Alleluia. Quando Pietro e Giovanni, when Peter and John, davanti al Tempio, when they were in front of the temple, alla porta di Salomone, at the door of Solomon, guarirono quello storpio, quello zoppo. They healed the man that was lame. Quell'uomo che era storpio fino alla nascita. That man that was born lame. E la gente guardava loro. And the people were looking at them. E Pietro avevano detto a quello storpio. And Peter and John, they had told the lame. Noi non abbiamo oro e argento. They told the guy that they didn't have no gold or silver. Ma quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù. But what we're gonna give you, we're gonna give you in the name of Jesus. E la gente li guardava. And the people would look at them. E prima ancora che li stessero innalzando, and while they were trying to lift them up,
raise them. Non guardate noi. They said, do not look at us. Questo miracolo è avvenuto. Because this miracle has come. Solo per il nome di Gesù Cristo. Only for the name of Jesus. Noi non innalziamo nessuno. We don't raise anybody up. Anche se Dio ci dovesse usare per risuscitare un morto, even though God would use us to raise a person from the dead, la gloria va solo a Gesù. The glory goes only to Jesus. E noi non ci fidiamo di quelli che si prendono tutta la gloria. And we don't want to trust those that take the whole ora glory. Il Signore ti dice, and now the Lord is telling you, nel nome di Yeshua Mashiach, in the name of Yeshua Mashiach, nel nome di Gesù Cristo, in the name of Jesus Christ, tu ricevi soltanto, you just need to receive. Ricevi perché questo nome, receive, because this name, è l'unico nome che salva, it's the only name that saves, è l'unico nome che guarisce, it's the only name that heals, è l'unico nome che libera, it's the only name that delivers, è l'unico nome che dà la pace, it's the only name that gives peace, è l'unico nome che ti conduce in cielo, it's that only name that will bring you to heaven. Quindi ricevi in questo momento, so please receive in this moment. Alza le tue mani, may you lift up your hands. E dici nel nome di Gesù. And you say, in the name of Jesus, io ricevo in questo momento. I receive in this moment, tutto quello che tu Gesù hai conquistato sulla croce. Whatever you have conquered on the cross, Jesus, I receive it. Mi appartiene. It belongs to me. Ricevi in questo momento. And receive, you receive in this moment. La presenza di Dio. The presence of God. Nel nome di Gesù. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù c'è libertà. In the name of Jesus there is freedom. Nel nome di Gesù c'è guarigione. In the name of Jesus there is healing. Dillo, io ricevo. And just say it, I receive. Ricevo ora. I receive now. Ricevo ora. I receive now. Nel nome di Gesù. In the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Grazie Gesù. Grazie Spirito Santo. Io alzo gli occhi verso il cielo. I lift my eyes towards heaven. Da dove mi verrà l'aiuto? That's where my help will come from. L'aiuto viene da Dio che ha fatto i cieli e la terra. My help will come from God that made heaven and earth. Colui che mi protegge non sonnecchia. For he protects me and never sleeps. Perché lì in cielo, because there in heaven, c'è il mio Signore. There is my Lord. Il mio Signore, il cui nome è Gesù Cristo. My Lord, the name is Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. Yeshua Mashiach. Che siede alla destra del Padre. That he's sitting on the right hand of the Father. E intercede per me e per te. And is interceding for me and for you. Grazie Padre. Thank you Father. Per questa presenza meravigliosa. For this wonderful presence. Signore, che questa presenza, so, Father, may this presence raggiunga ogni persona che sta ascoltando, may reach every person that is listening, che riempie la tua casa, that may fill their house, la sua città, their city. Grazie Padre. Thank you, Father. Nel nome di Gesù. In the name of Jesus. Amen, amen. 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 Oh, meravigliosa presenza. It's so wonderful. The presence is wonderful. Vorremmo restare ancora qui. We would want to stay more. Insieme a voi. With you. E grazie veramente perché ascoltate. And thank you for listening. Per favore, mettiamo in pratica questi insegnamenti che il Signore ci dà. But let's put in action these teachings that God is giving us. Affinché lo Spirito Santo, so that the Holy Spirit, possa portare la presenza di Dio, may bring the presence of God, e il nome di Gesù, and the name of Jesus, possa avere effetto nelle vostre vite. It may be effective in your lives. Siamo uniti come una sola persona. We are gathered, we're like one person right now. Amiamoci. Let's love each other. E stiamo vicini al Signore. And let's always stay close to the e Lord. Lui sarà con noi per sempre. And he will be with us forever. Grazie per aver ascoltato. We thank you for listening. Da parte nostra. So from our part. E sicuramente anche da parte del Signore. And of course the Lord is happy to. Continuate a spandere questa parola condividendola. So please continue sharing this word.
espandere, to spread questa parola, to spread this word, sorry. Così che altri possono ricevere. So that others can now receive it. Ci vediamo venerdì alle ore 11 Canada. So we'll see you again on Wednesday morning 11 a.m. Canada. E alle ore 17 ore Italia. And it will be 5 p.m. in Italy. E poi ancora ci vedremo domenica alle 11 che celebreremo la Santa Cena. And again on Sunday morning at 11 a.m. Canada we will be together again with the Holy Communion. E ancora parleremo del cielo. And we're still going to be talking about heaven. La nostra destinazione finale. Our final destination. Dio ti benedica. God bless you. Shalom e a presto, sii benedetto. May you be blessed.